Andrico a prendere il pannello di fasciolo. Ci siete? Siete lì? Doveva partire la sigla, avete visto la sigla? Questo è timer, pronti? Libraio? C'è gente? Libraio? La sigla? Buonasera, sono Gaia Conventi. Con il timer e il libraio che ora arriva, giusto per libraio, libraio, Signora Conventi, cosa vuole? Signora libraio, perché Conventi, lei, sono impegnato. libraio, lei non è Cosa c'è? vestito. Libraio se lo ricorda che è la sera No, del timer. oh cavolo, non si può rimandare. Libraio, io ho detto in abito Questo. da sera, lei è in abito da notte, è in pigiama. Senta donna, io ho una certa età, io quando chiudo la libreria, io ho la tisana, poi lo sapeva che dovevo aggiustare il ventilatore. Adesso? Cosa Ma c'hai? se sono meno 5, ma cosa? Ho capito che fa le cose con calma, Libraio. Buonasera, libraio, si ripigli. Buonasera a tutti. Questo è Timer, il programma che non era in programma, vero, libraio? E noi ci avverremo di questo stupefacente mezzo meccanico che io ovviamente non uso in cucina perché io non cucino. E dunque ci viene buono per questo intrattenimento culturale. Allora io ora punterò questo aggeggio. Quando l'aggeggio suonerà, tutto si fermerà. Io sparirò e il libraio farà quel che farà, non lo so, libraio, ma si vesta nel frattempo. Dunque, ora io punto. Ma si vede, mi si vede, mi si vede. Sì, brutto come sempre la si vede, ma non poteva mettersi qualcosa in faccia. Allora, dicevamo, Io libraio. gliel'ho detto oggi, io gliel'ho detto che avevo da fare. E lei, va bene, dai, avanti. Cosa dobbiamo Io, fare guardi. quindi? Io ho avuto dei fidanzati che ho lasciato per meno. Allora, il programma non in programma di oggi è parlare dei passatempi che ci hanno intrattenuti durante il lockdown, periodo meraviglioso in cui abbiamo scoperto di poter fare di tutto per non annoiarci a morte. Dunque, io partirò dalle cose intelligenti, a me aspetta questo. Allora, la mia reverendissima mamma è una sarta, essendo sarta è anche ingegnera di mascherine. Dunque io vi propongo l'ultimo modello di mia mamma sarta. Mia mamma ha passato il lockdown ideando mascherine, ora è quindi un'ingegnera delle mascherine. Questa versione è una versione per portatori di occhiali perché non si appannino. Se lo sa, Arcuri rapisce mia madre durante la notte. Lei, libraio, ha portato la mascherina, ne ha una adatta al suo look? Io ne ho una bellissima qua, guardi. Aspetti, come si Ah, fa? sì, Con il nome della quello. libreria, me la metto? Come sto? Ah, no, è che così se si perde la riportano in libreria. Esatto, Capisce bene? sembra un altro, vero? Ah, guardi, sembra bello. Dia retta a me, la Grazie. tenga sempre proprio. Bene, allora, invece, parlando di me medesima, io ho passato il lockdown. Metà ingrassando e metà tentando di dimagrire. La prima metà mi è riuscita meglio. Devo dire, io mi sentivo appagatissimo, quindi ho mangiato, 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 poi ho detto, oh mio Dio, e quindi ho comprato un tapis roulant. Ma memore di quanto mi dissero, guarda che poi non lo usi, l'ho preso di seconda mano. In 20 giorni l'ho Di secondo seccato. piede, di Sì. secondo piede. Oltre a fare questo, quindi a passare almeno 40 giorni
sul tappeto. Io e mio marito abbiamo fatto e tuttora facciamo, perché non capiamo niente, ginnastica davanti alla TV. Oh. Comincia io seguendo delle lezioni di yoga. Hanno dovuto slacciarmi, però poi sono tornata. Ora facciamo stretching. E cominciare a far stretching sulla cinquantina, mi creda, è una bella cosa. Lei immagino avrà fatto ginnastica a corpo libero. Lei avrà fatto salti in alto in casa, salto nel Io pasto. solo a sentire queste cose di ginnastica mi stanco, mi stanco. Ah? Vabbè, è già in pigiama, cioè lei è nato così però. Io ho un libro, velocemente le dico che ho un libro che si intitola I giochi, gli scherzi e i passatempi più divertenti di tutti i tempi. Buon Cioè Dio! lei ne vuole sapere uno? Divertentissimo. Ma siamo qua apposta, guardi. Il Danda. Il gioco consiste nel tirare un pezzo di legno. Vince chi lo tira più lontano. E in casa? Divertentissimo. Non si specifica. Ma mi perdoni, ma andrà bene per chi ha un cane che poi ti riporta il legnetto, ma se io non ce l'ho, me lo riporta la suocera, che come funziona? Lei è pignola perché comunque si gioca così e basta. Ah, cioè io lancio un legno e mi si apre un mondo. Esatto. Ma Poi mi perdoni, libraio, quante copie di quel coso lì lei ha già venduto? neanche una, Ah, neanche no, una. Guarda, dobbiamo c'è venderlo. un altro gioco, poi lo chiudo perché se dico tutti i giochi, la gente non lo compra più. No, ma c'è, ma andate a comprarlo, questo libro meraviglioso. 4,90. Sì, il gioco si intitola Capita aut navia, occorrente una moneta. Come si gioca? Si tira la moneta e si cerca di indovinare se cade a testa o croce. Senta, ma Morita abbiamo però. solo giochi per bambini speciali o abbiamo qualcos'altro? Quanto costa Lunga quel libro lì? Diceva. 4,95 euro, 4,95 euro, edito da Liberamente. Guardi, l'ultimo. Bubù miau bau. Il gioco consiste nel vedere più animali possibili In sui casa? balconi di tutti i giorni. Ma lei non può ridere di tutti i giochi, scusi, Quando lo si vede uno, lo si indica e vince chi vede più animali. Quindi. Così? Ho Esatto, vinto. Ah, esatto, io esatto. capisco al volo. Che Poi brava. gioco dalla fossetta servono gli astragali che non so cosa siano e si tirano gli astragali. Vabbè, comunque. Bene, bene. Ma lei non doveva mostrarmi qualcosa a questo punto, che io ero già pronta? Allora, No? Non io era momento? adesso. Parliamo di ginnastica. Io non faccio ginnastica. Quando Guardi, non scavo. l'avrei mai detto, sa? Non Mai. so, però le faccio vedere una cosa. Io posso fare ginnastica Sì? a un patto se la ginnastica consiste in questo. Allora, glielo faccio vedere. Ma è sicuro che non Ok. sia un porno? Ma Lo perché so, succede? guardi, Ah, no. qua si può fare ginnastica in maniera elegante, in maniera sicura. Guardi, guardi che eleganza. Oh mio Dio, cosa fa questa gente? Non c'è contatto, non ci si alita in faccia, c'è il distanziamento e si può andare avanti anche per ore. C'è la musica, guardi che bellezza. Ma mi scusi, ma se io faccio così posso anche uscire dalla regione se sono in zona rossa? A Certo, Trenino? beh, lei fa ginnastica, lei può andare per le scale del condominio, può uscire, può andare a Ferrara, può Sui tornare. È tetti! ginnastica. Guardi! Una Vede? libertà!
Sì, è una cosa elegantissima, bellissimo. Ecco. Poi, io non so, lei... aspetti che tolgo il video. Non so lei cosa intende poi per fare ginnastica. Sì, lo si può fare in casa, però in questo modo qui, ha visto, si va in giro. Guardi che... Io ho un'altra idea da fare in casa, perché io so di gente che in casa ha fatto la caccia al tesoro. Ora, scenario, bello. Se tu bello. Nascondi una cosa bianca in una casa shabby chic, devi chiamare i cani molecolari. Se tu nascondi una roba in casa mia, non lo capirai mai, perché in casa mia è tutto nascosto, non si trova mai un accidente, quindi è un'eterna caccia al tesoro. C'è gente che l'ha fatta anche, ha voluto allargarsi, tra casa e giardino, addirittura facendo picnic in salotto. Bello. Guardi che a me mi si apre il cuore, è una ZTL il picnic in salotto, è una cosa meravigliosa. Ma poi è bello, ad esempio, fare che tipo che si fa il picnic, aspetti che... Ma lo senti il tic-tac della bomba? Lo sente? Allora, dunque, abbiamo Roberta Canu che ci saluta. Povera però donna. Non so perché, non si vede. Buonasera, ecco Roberta, questo. Ma davvero tu non avevi nulla di meglio da fare stasera? Ma dai. Roberta, poi abbiamo... Ma sono venuta a vedere perché è conciato così, libraio, ma lei è, mi indispettisce con questo look malmesso, è una cosa allora, indecente. Poi ne parliamo in separata sede, perché lei mi doveva avvisare, punto primo, mi doveva chiamare, eccetera. Io ho la mia, io ho una certa età, la sera faccio le mie cosine, mi bevo la tisana, mi aggiusto i miei oggetti, scrivo, va bene, comunque. Poi abbiamo... Senta, libraio, nonostante il look, io non le posso fare da badante, capisco che sembri. Io intanto col verdino angoscia vado a cancellare. Oui, ciao Morino! Ecco, vieni a vedere Moreno. Perché sono conciata così. Allora, torniamo. Torniamo? Aspetti, c'è Antonella Fanelli. Lo so, perché mi pensano. Oh, questa è sua invece, dico bene? La mia amica Bianca che viene a vedere Maria. Perché è messo così. Mm. Allora, poi abbiamo Monica Mesina. Aspetti, che si offende Monica Mesina. È per malosissima, si offende. Poi c'è Madame Cristina Cortini. Ah, questa la conosco anch'io, eh. Guardi, ormai ci stiamo passando gli amici come il morbillo. Abita a Monte Carlo. È raffinata, quindi non mi faccia fare brutte figure. Allora. Sì, ma lei è vestito così, va bene, non diciamolo più. Allora, vabbè. Un altro passatempo che mi viene suggerito da chi ha fatto una cosa così, sì. Io no, perché mi avrebbero arrestata, è il karaoke in videochiamata. Ora, io credo che il karaoke bellissimo. In videochiamata sia l'evoluzione del canto sul balcone quando poi fa freddo, credo io. Lei ha cantato sul balcone, libraio? No, non ho cantato, però ho messo delle musiche. Una sera alle 6 ho messo circa un'ora di musica sparata a 1000 e c'erano i vicini che ballavano. Ah, quindi non l'hanno denunciata per disturbo alla quiete pubblica. Ciao Alberta! E la. Che quanta bella gente che non ha nulla da fare. Grazie, Visconte! Grazie! Ciao Ionica! Vede la disperazione della gente chiusa in casa. Grazie, Beppi. Grazie. Allora, ma come funziona questo karaoke? Cioè, lei canta e io metto la musica. Come funziona? Io credo che dobbiamo cantarci in faccia, ma a distanza, perché abbiamo i due cellulari. Chi si stufa prima spegne. Ma lei sa cantare? No. Ma neanche cucinare. Beh, non so neanche prendere l'autobus di corsa, cioè sono tante le cose che non so fare, uno non lo direbbe mai vedendomi, sembro brava da tutto. E però sa lei cosa faceva mio marito con lockdown? Suona. Mio marito con lockdown non faceva cose sconce, ma suonava in soffitta. Sì,
in soffitta. Sì. Perché in soffitta? Da qualche parte lo devo pur mettere, mica può suonarmi qui, l'ibraio. Oh, ma pover'uomo, ma cosa suonava? Avesse suonato la batteria non sarebbe più mio marito, per fortuna suona l'oboe, che è quella sì. Cosa che sembra un po' papera, che suona un po' così. Ascolti, io lo chiudo. Il mio sogno è imparare a suonare uno strumento che lei secondo me non ha mai visto. Questo strumento si chiama theremin e il theremin in queste feste natalizie, le faccio vedere una cosa adatta a queste feste natalizie, guardi che eleganza questo strumento, eh? Aspetti, guarda. Pronta? Il theremin. Mi appoggio, che non vorrei fosse troppo per il mio cuore. Vede? In poche parole è come un asse da stiro con l'antenna. E lei fa così e suona. Guardi l'allegria di questa suonatrice. Ma io con una roba così posso suonare, stirare via satellite? C'è una roba... Esatto. Ah. Ed è avere anche la giusta allegria. La giusta eleganza e allegria. Guardi che bellezza. Ma quindi è viva questa signora? È evidente mentre suona. E anche un'altra espressione a questa solenne, poi ne ha un'altra anche bellissima. Non le viene voglia di ballare? Guarda, bellissima, scappano anche i topi, bellissima. Senta, la possiamo rimettere nel suo ossario, povera donna, che sennò si stanca a fare quelle robe lì. Ecco fatto. Va bene. Che bello, libraio. Quindi io che vorrei... Che belle feste, cosa sua, che belle feste. Che... Beh, voglio dire, l'albero di Natale si è suicidato poi. C'è anche Yuri Murgia, un amico. Poverino, ciao. Yuri è convalescente perché si è fatto male a un piede. Quindi lui ci guarda perché è costretto a star fermo, se no sarebbe in giro a far cose. Anche gli altri, sa? Guarda che questa povera gente che è online perché è costretta, funziona così. Sì. Ma andiamo avanti con i passatempi. Qualcuno mi ha suggerito... Aspetti un attimo, ma possiamo in confidenza, quando scade quella macchinetta arancione che ha lì? Ma si sente il tic tac, perché a me sembra della dinamite qua. Ma non è che scoppia. No, c'è ancora tanto tempo, sa dire. Tanto no, però un po'. Non le voglio dare troppe certezze, che poi si abitua al libraio. Allora, mi suggerivano le parole crociate, lo Shanghai... E i castelli di carte. Io castelli di carte, se io non vorrei intrattenervi con una solfa sulla caducità della vita e dei castelli di carte, però io sono ci credo, Cristina, guarda, anche noi, altrimenti saremo a fare delle cose intelligenti, perché siamo qui, dico bene, libraio? Mi dica, libraio, lei gioca a carte, fa le parole crociate, fa gli Shanghai? Sì. Le faccio senza guardare la soluzione anche, e neanche senza andare su Google. Sono bravissimo, le faccio proprio genio. Bene. Sì. E allora vado a cancellare parole crociate. I castelli di carte non li so fare. So fare solo i castelli di in testa, così, eccetera. Vabbè. Castelli per aree, poi non si paga l'IMU. Comunque, quelli, quindi... No. Ascolti. Io le volevo dire che sono andato a guardare un po' in giro, no? E su un sito che poi metterò qua, c'è un passatempo formidabile: fare liste. Fare in che liste. Senso? Lei fa una lista, ad esempio, immagina di fare una festa, bla bla, eccetera, e fa la lista delle persone da invitare. Poi, ad esempio, immagina di fare un pranzo. Immagina di fare una festa e invita tutta la gente.
la lista della spesa, cioè poi la festa l'ho fatto, cioè ma è una festa immaginaria. sì, perché lei fa questi elenchi e poi li tiene un domani, non si sa mai. Ad esempio, supponiamo l'elenco dei libri che vorrebbe leggere, l'elenco dei suoi nemici, dei suoi hater, l'elenco delle parolacce, eccetera. Poi, insomma, questa, la Bene. signora Ionica ad arrotolare i pitoni. Sì, lo so, me lo faceva presente, ma del resto è una persona un po' selvaggia, funziona così. E Sì. noi che invece siamo un pochino più scolastici nei Sì. nostri passatempi, abbiamo letto dei libri, dei giornali, addirittura la stampa straniera, senza capirci Addirittura. Vabbè, nulla. Vabbè, era così certo. per tono, cioè io Straniera di parlo dove? senegalese. Straniera di E dove? ecco, guardi, io ho scoperto tramite il mio antennista, cioè il mio antennista è venuto qui per un'altra cosa, me lo raccontava, io prendo poi su da tutto, che lui grazie al Vabbè, ma lockdown succede. ha rispolverato il suo francese delle medie. Cavolo. La cosa terribile è che qualcuno ha rispolverato anche il flauto. Aia, cavolo, no, quello no. Il flauto delle medie è meglio il theremin. Meglio il theremin. Però la stampa straniera è bella, perché così lei, magari anche un po' dai titoli, dalle foto, capisce quello che succede negli altri posti, no? Sì, ma guardando i disegni però, cioè. Ma sì, ma poi un pochino, insomma, si capisce e poi magari, eccetera. Ascolti, ma Bene. quella macchinetta lì, va bene. Ok, poi... Ok, allora io mi sono segnata i Sì? corsi online. Lei ha Oh, fatto corsi gratis. online? Mai, neanche uno. Ne ho fatto uno, ne volevo fare uno di russo, ma poi mi è scappato e non, niente, non l'ho più Ma poi ha detto, ma che cacchio ci vai in Russia che c'è il lockdown? E giustamente non l'ha fatto. No, Beh, io ho stupendo, trovato dei scusa. corsi meravigliosi. Allora, io ho trovato il corso per imparare una lingua che non esiste. E in questo caso si tratta dello Hottese, Hottese, non so neanche come si pronuncia perché non è la lingua Stupendo. di Jabba the Hutt, e quindi cioè, Bello. parli tu e il personaggio del film. Ma ho trovato anche corsi un pochino più cicciuti che hanno un loro senso e li fanno in America, dove in America fanno veramente di tutto. Fanno un corso sulla storia dei videogiochi con una laurea triennale in videogames. Quindi io credevo che il massimo dello spanciamento fosse il DAMS di Bologna, Bello. ma non è così. Che bello. Ma Attento quindi perché uno questo. può arsi di avere questa laurea nel curriculum, quindi. Che Certo, poi fa politica, bello. perché la politica prevede queste cose. Ce n'è uno bellissimo di corsi con gli strumenti musicali fatti in casa. So che lei Sì. apprezzerà. Io non vedo l'ora di suonare la teiera. E un corso per creare una Signor spada Alba Selvatico. laser. È mia mamma, Rosalba Selvatico, santa donna. Anche lei qui. Cavolo. È vero, mia mamma è molto brava a cucinare, infatti io devo stare lontana da casa di mia madre, è 1 chilo ogni volta, è terribile. Quindi corso per fare la spada laser e ta-da! Un corso per imparare a cucinare per cani e gatti. E l'ha E io qui, fatto? no, perché tanto i miei gatti mangiano tutto e mio marito fa da cena a tutti noi, quindi mi era inutile. Lei sa, libraio, che non entro neanche in cucina, cioè io chiedo permesso No. quando entro in cucina, si figuri. La cucina in casa sua perché faceva parte del pacchetto. Sì, Senta, no, poi... l'architetto ha insistito, io dicevo, ma no, ma non la voglio, ma levami 15.000 euro dal conto, non la uso, e invece cioè, ho dovuto pagare la casa intera. Non è stato un affare, non lo uso, quindi. Comunque, una Dica. nostra amica suggerisce un Sì. passatempo che però bisogna un attimino riuscire a calibrarlo, quello dell'archeologia della Sardegna. Quindi, bisognerebbe andare online e fare un tour virtuale, a meno che non abiti dentro un nuraghe o dentro una Domus Dei Anas,
e fare un giro. Cos'è, una radio antica quella che ce l'ha su? Bella. In casa mia è tutto vecchio, compresa me, quindi no, non è antica, è quotidianità. E poi non guardi casa mia, ma si faccia da fuori su, lì c'ha la pendola che usa lei il vicino, ve la passa. Guarda che bello. Allora, quindi sarebbe bello fare un giro, fare come passatempo, andare a vedere le cose sarde, eccetera. Ma non mi puoi invitare lì che io vengo a vedere l'archeologia lì? Perché è online questa cosa? Certo. Online, mi invita. Sì. Vengo lì. Venga, venga. Vengo adesso? Passatempo suggerito. Poi sì. Allora, io ne ho un altro che è imparare una lingua straniera dai tuoi contatti Facebook. Nel mio caso, il ferrarese, quando volete, c'è problema. Ma so che lei ne ha una che già mia madre suggeriva nel sottopancia, dico bene, libraio. Lei non aveva quel pane pizza? Dov'è? Non sento più. Allora, Libraio! io ci sono, non mi Ah, sente? ok. Sì, no, Ci sono, sì. ma sarà il pigiama. Secondo me il pigiama prende male nell'etere. No, dicevo, pane e pizza. Lei ha fatto, io ovviamente no, ma lei magari ha fatto pane e pizza in casa, no? L'ho fatto, sì, ho fatto la pizza e ho fatto anche gli gnocchi di pane, buonissimi, ma non... Sorvoliamo perché poi si ingrassa, poi la gente critica, eccetera, e poi insomma è un terreno molto scivoloso e lei cucina, Io no? mi chiedevo, tutto quel lievito che lei si è procurato, poi cosa ne ha fatto? L'ha regalato a Natale? Che ha fatto? Ho fatto dei pacchettini e l'ho Sotto regalato l'albero. e Beh, la morte sua sotto l'albero, eh. sì. Ma c'è un'altra cosa che lei ha provato o mi suggeriva di provare? Io ho trovato un passatempo bellissimo che un giorno farò, che è fare il sapone. E non so perché mi è venuta in mente lei, fare il sapone. Lei non è lontanissima da Correggio, se non sbaglio. Sì, no, guardi A che Correggio. a me è successo di andare a fare dei corsi di giallo alle medie a Cesenatico e per una battuta cretina delle mie i bambini mi hanno scambiato per la nipote della signora Cianciulli. E Ah, da quel vede. momento un rispetto per me. Bene. Quindi ho pensato bene, fare il sapone. Fare il sapone potrebbe essere un'idea, fare il No, ma sapone, quando lei mi no? ha detto fare il sapone, la mia domanda era con chi? Cioè, fare il Ah, sì. sapone come si fa sempre o farlo coi vicini? È diverso, eh. Sì. Oppure Vabbè, lo lasciamo in sospeso, dai, lo lasciamo in Ne sospeso. parleremo. Poi. Allora, guardi, io nel mio cronoprogramma ho pulizie di casa, fare l'orto e Ah, che sistemare bello. il giardino. Che bello, sì. Ma cioè Bellissimo. io lo faccio tutti i giorni, no, no, l'orto no, per carità di Dio, se faccio l'orto io veramente le piante si suicidano. No, però le pulizie di casa qualcuno le ha scoperte col lockdown, non so prima come fosse messa a casa, ma non importa. E tra i passatempi, riordinare gli armadi, buttare le cose vecchie e cancellare le foto inutili sul cellulare. Ma proprio, aprite il cellulare così. Secondo me si fa prima, perché io riesco ad accumulare soprattutto schermate di Facebook con la gente che scrive in malo Ah, modo, in disgraziata maniera. Io ci sì. tengo tanto. Beh, Bene. dispiace un po' buttare via le foto. Dispiace un po' Cos'è buttare via le quel rumore lì? foto. No, vabbè. Era la pendola che non ho E la sentito. pendola. Sì. Tra un Sì, po', l'ho sbagliato. tento che tra un po'. Allora, bene, Va tra bene. le tante cose da controllare, perché controllare è un passatempo bellissimo, sembra la DDR, controllare scadenze delle medicine e la scadenza dei Oh, cosmetici. Sì.
Io ho gente che ha passato il lockdown così. Le scadenze delle medicine potrebbe starci, perché noi ne abbiamo più noi della farmacia. Penso ci sia mia figlia che ascolta, vabbè, non dico niente, lei, eccetera. Però oltre a buttare a caccia di rane, metterle in un sacco poi liberarle di nuovo. In casa mia non ho Vabbè, però rane. non... A meno che non hai le rane in casa, Federica, ma Federica si parlava di medicine, capito? Vabbè, Vado però uno avanti. potrebbe anche procurarsi le rane. Allora, va bene, anche i cosmetici, eccetera, va bene. Ma ne ho Sui un'altra social, bellissima. Ne ho una sì. bellissima a proposito di buttare via, bannare la gente sui social. Pare Bello, sia stata oggi ne ho fatta. bannati 16. Bello, bello, Wow! bello. Ok, Sì, è bellissimo. sì. Quindi lei lo fa abitualmente questo. Ogni Cancelliamo. tanto, ogni tanto. Vanno, non me ne frega niente. Giusto. Ascolti, qualcosa di più semplice. Giochi in scatola, giochi di società, niente. Sì, ma non così semplice, niente è semplice. Col lockdown tutto è difficile perché i giochi sono stati personalizzati, quindi il Risiko e il Monopoli prevedevano posti differenti. Ora io voglio portare alla vostra attenzione quanto io già feci una ventina di anni fa, perché io sono un precursore delle cazzate. E quindi con le mie Monopoli di Star Wars, io giocando in Ferrarese, sono riuscita a cambiare il nome dei pianeti. Ad esempio, il pianeta Alderaan, che è il pianeta della principessa Leila, è diventato Aldamar, che in Ferrarese è il Letamaio. Però cioè, la pronuncia è quella lì. Tornando alle cose che si possono fare in casa, e vado a cancellare il binge watching. Vedete Oh, signore. così? Yeah, la, la. Niente, libraio, il binge watching è che tu ti metti sul divano con la copertina come aveva fatto lei e poi ti spari tutta una serie televisiva finché morte non vi separi. La casa di carta, me la sono vista tutta, le telefono. Sì, ha ragione. Però Io ero quelle. rimasta alla casa nella prateria, comunque va bene. Però ovviamente serie per bene, non cose sporcaccionerie. Spero, no? Quello è il beard watching, si faceva su YouPorn che era gratis. Guardi, faccio finta di non sentire. Va bene, sì. Qualcuno ne ha usufruito. Rimaniamo sempre davanti alla TV, davanti ai nostri device. Davanti ai device uno ha potuto visitare musei, vedere mostre. E io, ad esempio, mi sono innamorata del Museo Egizio e sto ancora aspettando che mi insegnino a fare le mummie. Prima o poi ci ha fatto vedere di tutto. Io conosco un museo che lei non se lo immagina neanche. Guardi, ho un museo, il museo delle invenzioni inutili. Guardi, guardi, aspetti. Le Libraio, è la storia della mia faccio vita, vedere. però. Guardi. Il Genio, museo magia, delle la cose storia inutili. incostellata di invenzioni sbagliate perché non si Per avere un'idea di quanto la mente umana possa creare, basta fare un giro al Lonceum, il Il museo fucile che degli ti inventori più spara, utili del mondo, vede? allestito a Bello, Herbautgarten, mica in allegria. In Austria sono avanti. A voglia, fanno tutto un giro, guardi, la la la. Gemelli e una zattera Bello per quello lì, per vestire come cucino io è perfetto, sa, libraio. Vede? Che per riscattarsi ha inventato il museo delle Oh invenzioni fallite. signore. Visto l'ombrello? Bello, Bello, bello. tanto il cielo, piove, governo ladro, ce la godiamo tutta, meraviglioso, meraviglioso, libraio. Lei ha sempre queste cose eleganti come il suo pigiama. Bello. Ma io non lo so, le trovo, 154. vede? Il Lonceum ha già attirato più Guarda. di 100.000 curiosi Il fatto che e io ha non le trovi mi riempie di un certo orgoglio. Va bene, va bene. Ok. Vede? Allora, Quindi, ecco.
Anche questo, eccetera. Però lei sta mettendo fretta, non è che quella macchinetta ceffa poi niente, va bene. Poi mi dica. Mi sta guardando, la macchina, ci sta guardando in faccia, ci fa l'occhiolino. Io ho scoperto che durante il lockdown la gente fotografava in casa, cioè quindi fotografava le tazzine, fotografava le piantine, e l'hanno chiamata fotografia smart, perché chiamarla una cagata era brutto, poi non capivi esattamente a cosa. E quindi fotografia Questo è il smart. fotografo. Ecco, vede. Lei Che subito si è cavolo. adeguato. È bello, è bello. Ma il suo medico la sta guardando, il suo medico curante, dica, dica. Penso di sì, non lo so. Lei, ma secondo me domani le aumenta le goccine, libraio. Domani mi viene a trovare. Va bene. Sì, ma per Comunque. caso, Allora, a proposito, lei sa che io sono un grande fotografo, anche di tazzine. Io fotografo in casa con la light box, cioè quando Non io so dico cosa queste sia. cose veramente è già privé, già privé. Allora, la light box è una scatola bianca, così che entra la luce da fuori, dove tu ci metti un oggetto dentro, quindi manca lo sfondo e fai queste cose bellissime. Io ne ho comprata una che sembra un monolocale. Per comprare, per provare se era abbastanza grande, ci sono entrata io. E ho detto, mo cum le granda. Mi hanno detto, ma lei signora è grande come un nano da giardino, quindi non fa specie. E, tra i tanti passatempi legati alla fotografia, ad esempio, mio fratello sta digitalizzando le diapositive. Quindi, se una volta ti invitavano a casa a vedere... Vieni a vedere le mie 8.000 diapositive della vacanza Canicattì. Adesso mio fratello te le manda digitalizzate sui social. È la modernità. Ma lei ne aveva una bellissima che mi diceva. Ne avevo Mi due, una è scrivere, dice. scrivere che Non lo fa sorvoliamo, nessuno. Non lo fa sorvoliamo perché nessuno, nessuno. poi domani c'ho tutti gli scrittori in libreria, dopodomani, sì, ma domani è domenica, non è che ho chiuso qualcuno in libreria anche stasera, vabbè, Ancora, è cioè, ma lei tutte le volte probabile. chiude qualcuno. Comunque. Ma lei scrive ancora, oltre al suo nome, sugli assegni, cose di qua? Lei Scrivo scrive? cose molto interessanti, scrivo recensioni, post, lettere minatorie, eccetera. Bello, bello, Ascolti, bello, bello. Mi lei che piace. sa tutto, sa Sì? che cos'è una macchina di Rube Goldberg? Lo sa? Non lo sa, gliela faccio vedere subito. La La pasta macchina italiana. di Rube è una macchina, è una macchina che aiuta. Mi fa morire di curiosità, ma è una macchina che si accende, fa dei chilometri. È una Ma macchina che serve a fare delle i cose. Oh mio Dio. Guardi, serve a fare delle cose. Aspetti fino alla fine, vede che poi. Guardi a cosa serve, vede? Così, eccetera. Carta igienica ce ne vuole. Carta igienica, Prego. libri, tanto i libri uno cosa se ne fa dei libri, carta Guardi, igienica non voglio indagare uno cosa se ne fa. guardi che ci vuole del lavoro, ci vuole dell'intelligenza a fare queste cose qua. Ma Non è anche a ci vuole un vedere. lockdown chiuso in casa, secondo me. La disperazione di un lockdown, libraio. Ma poi la gente ti invidia quando le sai fare. Guardi, guardi, non è finita. Ma fa curriculum! Guardi, ecco fatto. Ha visto a cosa serve? A farsi mettere il gel sulle mani. Ah, bello, L'ha bello. visto? Elegantissimo. È una cosa Sì. molto, molto, molto elegante che come passatempo Ma lo si può. potrebbe fare, che ne so, nei negozi, libraio, uno prende appuntamento mezz'ora prima, poi fa questo, come si chiama questa macchina da pastamatic, come E si chiama? La Rube chiama Goldberg, Rube Goldberg. È una macchina che rende difficili le cose facili, capito?
Però lei non deve dire di farla in negozio, perché vengono lunedì e me la fanno in libreria questa cosa qua. Non va Ma mi bene, mi perdoni, libraio, io credevo che a rendere difficili le cose facili ci fosse già il governo. Cioè, abbiamo bisogno anche di una macchina con la carta igienica. diciamo che bisogna essere originali, poi il governo magari la Ma copia metteremo non parleremo del governo, noi non parleremo del governo, perché no, sennò perché poi lo so, si parla di vaccini, si parla di crisi di no, governo, si parla di non dica casolino che ci spengono. che ci segnalano. Ci fanno tutte le non so cosa. E diciamo che questi passatempi sono molto, molto, molto belli. Qual è il suo preferito tra tutti questi passatempi che abbiamo detto? A me piace come ho passato la prima metà del lockdown mangiando, però, però di motivi non posso continuare, però ecco, se io me lo potessi permettere, io sì. No, ma le dirò, ho provato anche a imparare, non dico a suonare uno strumento perché è oltre, ma a leggere la musica. È Ah. andato un po' meglio che a leggere l'inglese. Ah. Quindi bene o male, però tra l'inglese, la musica e le attese, secondo me mi trovo meglio con Jabba the Hutt, me lo Ah. vedo più alla mia portata proprio. Anche io Beh. scrivo la lista della spesa. Dara Moreno, io la scrivo, la mando dal cellulare a mio marito fa anche la spesa. E fa, io sono chiusa qua dentro, non mi muovo mai, mi No. sghiacciano quando dobbiamo andare in diretta proprio. Beh, insomma. Attento, libraio, qualcosa mi dice che Ma ne ha apri. ancora tantissimi da dire, non può far così. Se lo sapevo, No, mi. guarda. Ma lei sa che qualcuno passava anche il tempo comprando online e poi Ah! quando la roba arrivava la rimandava indietro per ricomprare di Bellissimo. nuovo, perché non è che puoi spendere sempre tutti i giorni. Ascolti. Se lei ha un attimo di tempo, riprendo il libro e le racconto un passatempo bellissimo. A quanto lo vendiamo sto libro? Cagliamo un pochino. Non lo vendiamo, se no, libraio, dai. 4,95, 4,90. Facciamo 4, no. Libraio! Se n'è andata. Dove è andata? Oh. Vabbè, è andata. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.